sono cambiato non come Pippo Franco, non che lui sia cambiato né in peggio né in meglio, ma un pochettino di più forse. Io sono cambiato un pochettino di meno perché sono passati meno anni. Che cosa è cambiato? L'età, la barba bianca, ma credo poco altro, quantomeno per quello che mi muove fare le cose, poco altro insomma. Già per divertimento insomma non definirei la mia musica molto divertente, quindi non lo facevo quantomeno per divertirmi, ecco, forse lo facevo per distrarmi ma non tanto per divertirmi. Quello che ho lasciato indietro è tante cose che poi sono anche molte meno di quelle che ci sono adesso, quindi ho lasciato indietro, diciamo, un tipo di composizione, diciamo, che facevo per me stesso e rivolta a me stesso, senza pensare che ci fosse qualcuno a cui piaceva quello che facevo. Non era proprio nelle mie intenzioni pensarci anche, no? Io non scrivevo canzoni pensando di cantarle anche davanti a qualcuno. Quindi quella cosa là sicuramente l'ho abbandonata, perché adesso, volente o nolente, comunque so che se faccio qualche cosa qualcuno l'ascolterà, no? Prima io mi facevo i dischi in casa, io ho sempre fatto i dischi, no, in casa, anche quando non li pubblicavo. Io prima del mio primo disco ne ho altri due che ho fatto, ma non li ho mai pubblicati. E li tenevo lì, facevo i dischi. E ho continuato a farlo, no? Poi intorno a me sono cambiate un po' di cose, però ho continuato a fare quello che ho sempre fatto alla fine del conto. No? Ovviamente, appunto, cosciente di molte altre cose, però quella cosa là, ecco, non c'è più. Quale brano vorrei uscisse adesso? Forse il mio secondo disco vorrei che uscisse adesso, come lo farei adesso, cioè come lo registrerei adesso, quindi con una band, con degli arrangiamenti, perché il secondo disco l'avevo fatto ancora in casa, quindi molto povero, erano fondamentalmente dei demo che facevo appunto in casa e poi è uscito così come erano. E quello ho sempre avuto un pochettino così, mi è rimasto sempre un pochettino lì il fatto di non averlo prodotto come mi sarebbe piaciuto, e forse uscisse oggi fatto come si deve mi piacerebbe, sì. Però sì, mi viene spontaneo, ecco, direi, fare giochi di parole, anche quando vado a fare la spesa e le cassiere non la prendono molto bene. Posso dirti un genere insospettabile che ho ascoltato? È stata una parentesi della mia vita in cui ho ascoltato tantissimo country. Negli anni 90, anche country degli anni 90 proprio, quello bruttissimo. Poi fortunatamente ho smesso, sì.